non combattendo perché c'era una società che doveva andare a scavare la montagna sacra della loro terra per prendere rame. E questa bambina aveva sentito al festival. Poi non ha dimenticato, forse ha pensato, a Natale ha scritto una lettera che chiedeva, che vorrei un mondo, non riesco a leggere la lettera adesso perché non abbiamo il tempo, ma in poche parole lei chiedeva un mondo migliore dove gli animali saranno liberi, aveva chiesto agli animali del parco Cornele di essere liberi, sognava un mondo dove le persone sono liberi e non possono andare a toccare le terre sacre, e poi chiedeva tante cose, però pensava ai popoli. E quindi noi pensavamo, i bambini quando vengono giocano, invece no, quando vengono assorbiscono tutto quello che vedono e poi dopo loro pregano e pensano anche un mondo migliore. Questa bambina mi ha detto oggi pomeriggio, e quindi ringrazio i genitori di questa bambina perché mi ha fatto venire per il Doca, e grazie ancora per portare i bambini qua perché veramente vale la pena. Grazie, non mi ricordo neanche il nome di questa bambina, adesso ha 9 anni. Grazie mille. Ok, thank you very much. From Arizona we go to Cameroon. Andiamo in Cameroon, invitiamo Christian che rappresenta la cultura dei pigmei. Dai su le mani. Merci, bonsoir à tout le monde. Grazie, buonasera a tutti voi. C'est toujours un plaisir de revenir à Toulouse pour ce festival. Alors, en quelques minutes, je vais vous entretenir au rythme des Pygmei Baka du Cameroun que je représente. È sempre un piacere poter tornare qua al festival dello spirito del pianeta. E adesso suonerò un pezzo che rappresenta la mia cultura, ovvero i Pygmei Baka dal Camerun. Alors, nous ne sommes pas nombreux, vous allez chanter avec moi et je vais vous donner la cadence, tout le monde va chanter avec moi. Visto che siete numerosi, vi propongo di cantare assieme a me. Merci, on y va. Grazie, cominciamo. Yeah, yeah, oh. Vous allez dire, oh, 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 yeah, yeah, oh. Non, 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 on reprend. On y va une fois. Oh, oh, oh. 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 Alors, vous dites. Oh, oh, oh. Et pour la deuxième fois, vous dites. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah ben, vous allez chanter en pygmée aujourd'hui. S'il vous plaît. Ho ho lo nangbengbe. Ho ho ho. Ho ho lo nangbengbe. Un des autres, mais je sais déjà ça. La fierté que j'ai, c'est qu'en Italie, à Coluno, on chante un pygmei baka. Ecco, era un po' confuso la prima parte, ma proviamo di nuovo a cantare tutti assieme. On y va. Ebeo lilo, 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 ebeo lilo, lilo. On tape les mains. Ho, ho, ho. Ho ho lo nangbengbe. Va bene, va bene. Grazie mille. E ho lilo, lilo, lilo.
Lilo, Lilo. Même à tout pour voir la Lilo, 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 Lilo. Ho, ho, ho. Non, je ne suis pas content maintenant. Allez, quand je dis ho, 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 vous donnez un temps, Véronique. Dites-leur qu'il y a deux temps après ho, ho, ho. Ah, ok. Dopo aver cantato ho, 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 ci sono due tempi. Did. Did? Ça veut dire les temps morts où il n'y a pas de son. Ah, ok. Due tempi dove non c'è da cantare. Ok, on y va. Ho, ho, ho. Laissez-moi chanter.